Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime lombarde del Covid-19 ha interrotto questa mattina in aula consiliare le celebrazioni per il 50° anniversario della nascita di Regione Lombardia, che hanno visto la partecipazione del primo presidente Piero Bassetti e del presidente della giunta regionale Attilio Fontana. Dalle regioni e dai territori, mai come ora c'è bisogno che le menti migliori si facciano avanti e si mettano a disposizione. La nuova rinascita italiana deve passare necessariamente da una rinnovata partecipazione alla vita pubblica, da un rinnovato impegno per la collettività e da un rinnovato sacrificio per la costruzione di qualcosa di più grande. Lo ha sottolineato nel suo intervento il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Preceduto dalla proiezione di un video del 1970 con la sua proclamazione a primo presidente di Regione Lombardia, Piero Bassetti ha poi ricordato come la battaglia per trasferire i poteri decisionali più vicino alla gente passa necessariamente per l'Europa. Non un'Europa degli stati nazionali però, ma un'Europa delle regioni, così come era stata pensata dai fondatori, delineata a Maastricht e poi purtroppo in gran parte ignorata. Poco prima dell'inizio dell'evento sono stati inaugurati i primi pannelli in una mostra storica realizzata in collaborazione con l'agenzia ANSA, la cui completa esposizione e apertura al pubblico sono in calendario per il mese di ottobre. Nell'occasione il presidente Bassetti ha firmato il libro d'onore della regione. Al termine della cerimonia è stato proiettato il video sui 50 anni di storia della regione realizzato dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Previste dalla Costituzione già nel 1948, le regioni a statuto ordinario videro la luce nel 1970 con il voto del 7-8 giugno. La prima seduta consiliare si svolse il 6 luglio presso la sede provvisoria di Palazzo Esimbardi. L'assemblea elesse Gino Colombo alla presidenza del Consiglio e Piero Bassetti alla presidenza della regione. Ebbe così inizio una storia che in 50 anni ha attraversato, accompagnandole, le vicende di un popolo e di un territorio, protagonisti di straordinari successi in ogni campo, e che hanno visto la nostra regione primeggiare in Italia e in Europa.